Prosegue frenetica, pur senza disagi, l'attività degli uffici elettorali del Comune di Pescara. Da alcuni giorni, infatti, gli sportelli dell'URPE, ufficio relazioni con il pubblico, sono operativi per tutte le attività connesse al voto, dal rinnovo della tessera elettorale al rilascio delle carte d'identità. Ricordiamo le modalità per richiedere questa tessera elettorale o il duplicato. Allora, intanto possono richiedere le tessere o i 18enni che quindi per la prima volta votano in questa sessione elettorale, presentando sempre un documento d'identità, oppure chi la smarrita con regolare denuncia, oppure diciamo chi eventualmente ha già finito gli spazi con la precedente tornata elettorale e quindi ha bisogno di un duplicato per continuare col prossimo timbro sul prossimo spazio, insomma. Chiavaroli, ci sono delle spese da sostenere? Assolutamente no, non ci sono mai state, tanto meno oggi. Abbiamo visto, avete messo in piedi un'ottima organizzazione e per evitare le file e tutti i disagi. Praticamente abbiamo a regime, andremo fino a 15 postazioni contemporaneamente funzionanti per il rilascio delle tessere. Sulla base anche delle esperienze degli anni precedenti abbiamo cercato di ottimizzare volta in volta laddove abbiamo scoperto criticità, risolvendole di volta in volta. C'è anche tutta l'organizzazione per quanto riguarda i seggi elettorali, si è messa in moto veramente la macchina organizzativa già da tempo. Sì, sì, noi a Pescara abbiamo 170 seggi, ormai torno a dire in questi due giorni stiamo raccogliendo tutto il, diciamo, l'aspetto organizzativo che già da due mesi è in moto e stanno proprio consegnando tutto il materiale ai seggi che verranno aperti e quindi per essere pronti domani mattina all'apertura alle 7 già per accogliere gli elettori. È una macchina organizzativa abbastanza imponente che ha messo in giro almeno parecchi settori dell'amministrazione comunale, però come tutti gli altri anni prosegue, per quanto dato sapere, in maniera al momento ottimale. Garantiamo di dare un servizio all'utenza anche in questo senso, quindi creare meno problemi in tutte queste fasi propedeutiche, poi l'esercizio del voto che è il momento principe di tutta l'organizzazione. Sicuramente. Chiavaroli, per concludere, potranno votare anche coloro che sono ricoverati in ospedale? Sì, sì, c'è anche la possibilità per chi è ricoverato presso gli ospedali durante la giornata richiedere alla direzione sanitaria di poter votare o nella sezione distaccata presso gli ospedali oppure coloro che non possono muoversi dal letto con il cosiddetto seggio volante oppure quindi prenotandosi dietro nulla osta dell'ufficio elettorale poi poter esprimere direttamente il voto in ospedale in maniera regolare.